serie di Wina. Appassionati. Appassionati della Serie B-Win, una buona serata da parte di Andrea Di Staso dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, che ospiterà il primo anticipo del 27esimo turno del campionato cadetto Juve Stabia contro Grosseto, ovvero le speranze playoff della formazione di Piero Braglia contro le residue chance salvezze invece per l'11 guidato da Francesco Moriero alla sua seconda panchina sulla panchina dei Maremmani dopo il ritorno nella scorsa giornata dopo l'ennesimo esonero in casa toscana di Leonardo Menichini. È iniziato dunque dove Stabia Grosseto. Donati va ad allontanare con il destro, ricorre il pallone Murolo, disturbato da Piovaccari che non commette fallo. Occhio Piovaccari, palla dentro, la chiusura di Scognamiglio in calcio d'angolo. Doninelli, cambio di fronte a sinistra per Zito, salta Sottimo, poi palla sul destro, Zito! Il vantaggio della Juve Stabia al 12esimo, Antonio Zito, risultanza piuttosto contenuta, grande giocata da parte dell'esterno mancino della Juve Stabia. Fuori per Verdi, attenzione che vede la porta, Verdi col sinistro ad arrivare sul fondo, giocatore cameronese, palla morbida, colpo di testa di Jimenez e palla sul fondo, la prima risposta del Grosseto. Stabia sta probabilmente facendo la differenza, occhio qui però al buco, Piovaccari e palla sul fondo, incredibile occasione per il Grosseto. Bocca per Cervellera, inizia la ripresa di Stabia Grosseto da una parte e dall'altra. Verdi entra in area, Verdi palla sul sinistro, rientra Verdi, la parata a terra da parte di Lanni. Cervellera va Mancino, un capolavoro per il pareggio del Grosseto all'11esimo della ripresa, grandissimo gol da parte di Mancino. Ancora Zito, riconquista il pallone, salta Crimi, poi cerca dentro Bruno, un capolavoro di Sassò Bruno al 31esimo, il terzo gol consecutivo per l'attaccante della Juve Stabia, che dimostra di saperci fare come dentro l'area di rigore. Si scaldano gli animi in panchina, vediamo chi ne fa le spese. Fa le spese Braglia per proteste, direi che in allontanato. All'indietro per Obodo che prende la mira col destro, c'è una deviazione, ci sarà calcio d'angolo. Zito un po' ingenuo invece quella conclusiva. Donati, altro traversone sul secondo palo Foglio, poi Piovaccari, va Mancino, pallone alto sopra la traversa e finisce qui. La Juve Stabia porta a casa la vittoria.